Namaste. Segui la sequenza che ti mostro in questo video, segui il tuo ritmo. Sono sequenze tutte prese dalle mie lezioni in diretta. Buona pratica. Allungarti come il gatto che si stira, che si risveglia, a partire dalla punta delle dita delle tue mani. E poi da lì un braccio avanti, uno dietro, un movimento dello sciatore, molleggiando un po' sulle gambe e ruotando il busto da un lato e dall'altro. Lasciare cadere le braccia pesanti su un fianco e sull'altro. E poi fare un movimento fantastico per la tua schiena, inspiri, espirando come fare un tuffo a testa in giù, ti raccogli, appoggi le mani scaricando bene il peso sulle tue gambe. Inspiri, schiena piatta, espiri, curva, a partire sempre dall'addome. Mi raccomando, il peso deve essere proprio in scarico sulle mani. E da qua vai ad appoggiare i polpastrelli di una mano e dell'altra, e poi da qua come ad allungarti con le mani in avanti, mantenendo il peso al centro dei tuoi piedi. Quindi stiracchiati proprio in avanti con una mano, con l'altra, tira, tira, tira. E poi ritorna con le mani vicine ai piedi e sciogli le caviglie, sollevando un tallone e l'altro. Se ce la fai, ovviamente l'altra gamba la estendi, se non ci arrivi, la estendi fin dove arrivi mantenendo le mani a terra. E fino a scendere nella rana, quindi ti vai proprio ad accovacciare giù. Se ce la fai sollevi le mani, quindi appoggi proprio i piedi a terra con le braccia all'interno delle cosce. Se non riesci ad appoggiare i talloni, li terrai un po' sollevati, ma mi raccomando non fare così. Mantieni proprio le braccia all'interno delle cosce, in modo che le cosce si appoggino sulle tue braccia, anche se stai con i talloni su. L'importante è allungare la bassa schiena e aprire le spalle. Chi è proprio molto molto scomodo nella posizione, molto curvo, allora in quel caso tieni le mani a terra e le cosce sempre appoggiate sulle braccia, ok? La posizione della rana serve tantissimo proprio per allungare la bassa schiena e per aprire l'articolazione dell'anca. Da qua riappoggiamo le mani, estendiamo le gambe riportando i piedi paralleli fra loro e poi ritorniamo giù nella rana, quindi avvicina un po' i talloni fra loro e torna giù e ritorna su, espira, estendi fin dove arrivi, inspira, ripiega, espira, estendi, inspira e piega, ultima volta. Da questa posizione, con le mani appoggiate, stavolta è sempre le braccia all'interno delle cosce, allunga indietro una gamba e poi l'altra e ti ritrovi nella panca con tutto il corpo proteso. Se fai molta fatica appoggi le ginocchia, altrimenti se ce la fai gambe su, ma un unico asse, quindi non cadere col bacino, stai sempre su, spalle bene indietro, pancia dentro, espirando porti il ginocchio verso il petto e ritorni. Se hai male i polsi puoi farlo con i pugni appoggiati così, quindi palmi che si guardano e appoggi i pugni anziché le mani. E poi da qua cane a faccia in giù, mantieni un istante la posizione del cane che non ha male i polsi, cioè se ce la fai poi comunque, anche se hai un po' di dolorino ai polsi puoi appoggiare anche le mani, ma ovviamente ascoltati bene. E poi ritorna giù, appoggia le ginocchia, il dorso dei piedi, posizione del bambino,
testa a terra, se la testa tocca bene, braccia lungo i fianchi, spogliazzano un po', rilassati, respira come se respirassi con la schiena, quindi rimani proprio in abbandono per qualche respiro, godendoti questa fase di ascolto, le braccia, le spalle completamente rilassate. E poi piano piano allunga le braccia in avanti, come a stiracchiarti proprio avanti avanti, scivola col petto per terra nella posa degli otto punti e poi porta giù i coccige, come a srotolarti pian pianino, solleva la parte alta, braccia indietro e gambe su se ce la fai, nella posa della canoa, respira come a dondolare un po', ma solo inspira, respira, come se la canoa dondolasse fluttuando sulle onde. Quindi non scatti su così, mai così, ma solo un dondolio. Se la parte alta sale, poi sale quella bassa, non insieme, quindi non schiacciare mai la schiena. A un certo punto rilassati con la testa, una guancia a terra e le braccia rilassate. Respira come a respirare con la schiena, come a mandare energia all'area posteriore del corpo che ha lavorato, lasciando espandere un po', e poi ritorna con la fronte verso la terra, inspirando subito la parte alta e poi quella bassa, e di nuovo dei bei respiri, mandando energia a tutta la catena cinetica posteriore del tuo corpo. Fino a rilassare l'altra guancia a terra, le braccia di nuovo, tutto il corpo in abbandono, respira, grandi respiri nutrendo l'area posteriore del corpo. Sollevi ancora posizione della canoa come prima, mantieni le ginocchia sollevate da terra, flettile, mantenendole sollevate però in modo da non fare così, quindi mai schiacciare qua, pube giù, ginocchia su, e solo se ci arrivi bene ti afferri le caviglie, se non ci arrivi stai là distante, però apri un pochino le gambe, posizione dell'arco, sempre con dei respiri. E prima di appoggiare, se hai preso, stacchi le mani mantenendo sollevate le ginocchia e poi alla fine scendi e a questo punto porta le mani a pugno e portale sotto la pancia, alla parte molle, quindi non alle ossa iliache, ma all'addome, in modo da avere questo bel massaggio alla pancia. Ma quando gonfi la pancia, che mandi il respiro in basso, si gonfia anche la zona lombare, in modo da massaggiare bene anche la schiena. Fino ad andare a sfilare una mano e l'altra, a portare le mani sotto alle spalle, la fronte al centro, e da lì scivolare col petto per terra e portarti nella posizione del bambino di nuovo, e da lì scodinzolare un po', cioè muovere un po' il coccige a destra e a sinistra. Quindi srotola una vertebra tre volte, testa e braccia a cielo in virasana, espira e chiudi. Sciogli la posizione delle gambe e valli a portare davanti a te. Da qua, piedi larghi e vicini abbastanza ai glutei, mani o pugni dietro, anche solo i polpastrelli, rilassa le gambe a destra e a sinistra, di qua e di là.
fino a rimanere lì, a portare il piede vicino al gluteo, il coccige verso la coscia e tirare la parte anteriore della coscia. Tieni indietro la pancia, stai, poi se ce la fai appoggiare anche gli avambracci. Respira e spingendo la pancia bene dentro, così dovrebbe proprio bastare, tirare bene. Tieni il ginocchio appoggiato e non lasciare che si sollevi, se si solleva stai su come prima. Per poi ritornare su e sciogliere dall'altra parte, quindi giri le ginocchia di là, porta il tallone vicino al gluteo in modo che il ginocchio sia più protetto e anche l'articolazione dell'anca. Coccige verso la coscia, scendi e se vuoi scendi anche con i gomiti, solo se stai bene e il ginocchio rimane bene a terra. Poi risali pian pianino da qua, sfila e una gamba si apre come nella posa della farfalla, l'altra però si estende in avanti, quindi rimani con la pianta del piede verso l'interno della coscia, l'anca aperta, piede flesso, inspira, Jamshirshasana, la testa verso il ginocchio, ti allunghi in avanti cercando pian piano di portare il bacino verso la tua coscia. Se non arrivi al piede, ovviamente ti prendi la gamba o fletti leggermente il ginocchio se c'è troppa tensione. Respirando risali, prendi il ginocchio, sostienilo e scavalca l'altra coscia, allunga bene la schiena. La mano della gamba piegata si porta dietro, la mano destra o quella della gamba piegata, l'altra braccia, abbracci col braccio, ginocchio e coscia opposta, apriti in Matsyendrasana, la torsione del saggio, mantieni qualche respiro. Fino a ritornare in avanti. Compensare un istante di là e poi estendere e cambiare gamba, anca aperta, piede flesso, braccia su, espira in avanti e ogni respiro lasciati allungare un pochino di più. Da Janushirshasana ti lasci srotolare, risalire, inspiri, espirando prendi il ginocchio, sollevi, incroci di là dall'altra gamba, allunghi bene la schiena, abbassi le spalle, mano sinistra dietro, braccio destro che abbraccia la coscia sinistra, comunque quella opposta, apri le tue spalle, ogni respiro immagina di allungarti un po' di più. La prossima ispirazione ritorni, mi lanci appena un po' dall'altro lato e sciogli le gambe, inspiri, espirando come a fare un tuffo in avanti, ti agganci gli alluci nella pinza, respiri, stai. Fino a rilassare, a srotolare pian pianino, a tornare su lentamente e a ripiegare le gambe e prepararti a sdraiarti a terra una vertebra per volta. Quindi scendi di piano, avvicina i piedi ai glutei, prendi la testa, allunga il collo, allunga le braccia oltre la testa, stiracchiati un po' con le spalle che si aprono, la schiena che si appiattisce bene. Schiaccia terra coi piedi, srotola una vertebra per volta, dal basso all'alto e ritorni giù dall'alto al basso tirando anche un po' la schiena verso i tuoi piedi. Quindi quando scendi, che srotoli la schiena in giù,
tirala anche un pochino come verso i piedi, facendo anche una trazione in basso. Così schiacci bene con i piedi terra verso il tuo bacino, così da tirare la schiena più in giù e da sentire, oltre allo srotolamento, quindi al massaggio della schiena, anche un allungamento, una trazione verso il basso. Ancora una volta. E poi dall'inspira ed espira nel pilastro. Gambe, braccia al cielo. Inspirando divarica le gambe, espirando ritorna al centro, tirandoti dalle punte dei piedi. Inspira, apri, espira, chiudi. E ora da qua inspira, braccia oltre la testa, espira fuori e giù. Porta le mani sotto i glutei, solleva il bacino, riportalo giù e di nuovo inspiri, braccia su, dietro, fuori, appoggia le mani come a spingere a terra e a portare i piedi oltre la testa e ritorna. Ancora questa piccola sequenza, dietro, fuori, giù, premi, sali, torna giù, ultima volta. E stai lì, sostieni il bacino con le due mani. Avvicina un po' i gomiti fra loro, allontanando le spalle dalle orecchie, porta le ginocchia sulla fronte e poi, quando hai agganciato bene il tuo bacino, sali con le gambe verso il cielo. Chi proprio fatica nella posizione capovolta può stare nella semicapovolta oppure con i pugni sovrapposti sotto al bacino, quindi quella proprio semicapovolta ancora più bassa, eh? Quindi non forzate mai. Ascoltate il vostro sentire e comunque sentite il ritorno veloce, scuotendo un po' le gambe e facendo anche una lenta bicicletta. Respira, lascia defluire la tua circolazione verso i chakra alti, goditi questo momento di relax della parte bassa. Fino poi a riportare le gambe nell'aratro, oltre la testa, ovviamente i piedi dove arrivano, quindi non importa se si appoggiano. E poi accompagnare una vertebra per volta a terra, portando sempre le cosce più vicine alla pancia, fino ad appoggiare tutta la schiena, a portare le mani all'interno delle gambe e mantenere l'apertura. Sciogliendo un po' le caviglie, stai in questa posa di apertura. Per flettere poi le ginocchia e fare due cerchiolini separati, aprendole e chiudendole in un senso e nell'altro. Appoggia i piedi a terra vicini ai glutei, premi con le mani l'attaccatura delle tue cosce, spingile giù, scuotendole un po'. E da qua lascia andare le gambe a destra, a sinistra in Makrasana con le braccia aperte o anche con le mani sotto la testa se sei comodo, o anche lasciando ruotare leggermente il collo dalla proposta, le gambe, però in modo soffice, morbido, rilassante. Ritorna al centro, estendi una gamba
e l'altra porta i piedi a martello, espira e inspira nel bastone contraendo tutti i tuoi muscoli ed espirando ritorna e rilassa fino ai tuoi piedi. Namaste, grazie per aver seguito tutto questo video. Continua a seguirmi, iscriviti al mio canale, anche quello in inglese se non l'hai ancora fatto. Metti un like e condividi questo video con chi vuoi. E iscriviti anche alle mie lezioni in diretta se vuoi proseguire con questo tipo di pratiche. Ti guiderò e saremo insieme in diretta. Namaste.